evento sicuramente importante da un punto di vista sociale, invece come ti hanno coinvolto? È meno coinvolto perché quando si parte di sport, di ragazzi, che è la cosa più bella, è il futuro nostro, quindi per far capire alla gente quanto i giovani sono importanti dello sport, quello che fanno con passione, con tanto amore tutti i giorni, eppure oggi hanno dimostrato veramente una bella cosa tra di loro, giustamente, e quindi io sono orgoglioso, mi hanno coinvolto per l'Aquila, è importante, e siamo qua con grande piacere. Speriamo che possiamo dare sempre l'esempio, perché lo sport, come ho detto, a livello sociale è importante. Effettivamente questo non è neanche la prima volta che viene all'Aquila, è venuto anche nel 2019 durante la partita della decennale, quindi ti fa sempre piacere venire qui nel capoluogo abruzzese, no? Ma sì, ma è proprio per l'Italia in generale, per l'Abruzzo, lo sport in generale. Io tifo il calcio, giustamente, però qualsiasi sport. Io tifo veramente per queste ragazze, per fare sport, per lasciare un po' di più il telefonino a casa e stare insieme sul prato. Questo è importante. Uscendo fuori da questo evento, Vincent, volevo chiederlo a te, visto che sei un campione del mondo, manca poco al mondiale, mi vorresti dire un pronostico? Come vedi la Francia, ad esempio? Beh, la Francia è il favorito, insieme alla Spagna, insieme all'Argentina, secondo me sono le tre squadre, secondo me, che possono arrivare in fondo. Per quello invece che riguarda la tua Roma, come la stai vedendo adesso, dopo l'infortunio di Dybala? Beh, Dybala è un campione, però abbiamo dimostrato che anche senza Dybala contro l'Atalanta, anche se abbiamo perso, la Roma ha giocato bene, e dobbiamo stare sempre compatto, unito con l'allenatore, la società, il tifo che viene tutte le domeniche, quindi speriamo bene quest'anno.